Nelle scuole primarie di Chieti si impara a riciclare. Che diventino un orto o un biliardino, dai rifiuti è possibile trarne un tesoro. Tutto ciò grazie al consorzio Formula Ambiente, che è entrato nelle classi con un progetto ecosostenibile, tutto rivolto ai più piccoli. Questo progetto nasce per volontà di Formula Ambiente, per riuscire a portare un messaggio positivo sul riciclo e riuso dei materiali che andrebbero evidentemente scartati, gettati via nelle scuole, nel senso che l'obiettivo di Formula Ambiente è quello di far imparare ai ragazzi, ai bambini anche in particolare, che con degli oggetti che andrebbero gettati, quindi buttati via, non più utilizzati, in realtà si possono anche costruire dei giochi. Quindi abbiamo creato degli oggetti nuovi, dato una vita nuova a oggetti che altrimenti sarebbero stati destinati alla discarica. Direi che da parte dei bambini e delle scuole, soprattutto delle maestre, anche c'è stata una risposta molto positiva, perché in un mese e mezzo abbiamo fatto 56 laboratori, quindi abbiamo fatto veramente tantissimi laboratori, abbiamo visto, penso, tutti gli istituti comprensivi di questa città. È un'attività a cui noi teniamo molto, perché siamo convinti che una buona raccolta differenziata passa per i cittadini del domani. Quindi noi facciamo ogni anno un'intensa attività con tutte le scuole, specialmente nelle scuole primarie, per educare i ragazzi alla sensibilizzazione nell'ambiente e a una corretta raccolta differenziata. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le insegnanti che hanno collaborato con entusiasmo e che ogni anno sono una fonte di ispirazione per trovare nuovi spunti, nuovi canali per rendere interessanti e formativi questi incontri. Colgo anche l'occasione per presentare un progetto che inizierà a gennaio e che, oltre alla raccolta della carta a premi nelle scuole, dal prossimo mese di gennaio insieme alla carta si potrà conferire anche il vetro, ma non nelle scuole, nel centro di raccolta comunale, cioè i genitori, i parenti, i nonni dei ragazzi possono portare il vetro al centro di raccolta, questo verrà pesato e verrà rilasciato una scheda che porteranno i ragazzi a scuola, e questo vetro andrà a incrementare i punti premio della scuola per avere premi a fine anno. E pensiamo che sia una occasione per così invogliare sempre di più le famiglie tramite i ragazzi e questo concorso a differenziare meglio nelle proprie abitazioni. Oltre 1000 bambini di 4 comprensori diversi e del Convitto Vico hanno animato 56 laboratori di 12 tipologie diverse, in cui hanno imparato che anche quello che generalmente consideriamo immondizia può essere riutilizzato e diventare addirittura un gioco. Il tema relativo all'ambiente di grande attualità e bambini facendo imparano, per cui l'attività laboratoriale per noi è la strada migliore per aiutare i bambini a comprendere l'importanza del rispetto dell'ambiente e quindi del recupero. I bambini sono stati entusiasti, quasi tutte le classi hanno partecipato ed hanno accolto gli operatori proprio di questi laboratori con grandissimo entusiasmo. Nella mia classe abbiamo fatto 2 laboratori, uno la creazione di origami, quindi naturalmente questo ha destato entusiasmo dei bambini, e la creazione di vasetti arcobaleno molto carini con delle latte. Nel nostro istituto abbiamo anche una scuola verde, didatticamente verde, quindi un progetto didattico che le docenti portano avanti da tempo. E quest'anno abbiamo aderito a questi laboratori, sono stati molto interessanti perché attraverso l'utilizzo di questi esperti i bambini hanno imparato ad utilizzare carta o anche lattine per creare dei personaggi che li avrebbero
aiutati nel riciclo dei materiali. Per cui, ecco, partendo dalla carta, abbiamo fatto le rane mangia carta, oppure il bruco mangia tutto, che mangia nel differenziando i materiali. La nostra scuola ha partecipato con entusiasmo al progetto, in quanto noi facciamo la raccolta differenziata nella nostra scuola da prima ancora che fosse obbligatoria nel comune di Chieti, quindi saranno almeno 15 anni che i nostri bambini e di conseguenza le famiglie riciclano, anche se con le note difficoltà e con la nota diffidenza che c'è per queste iniziative, però noi insistiamo perché portare i bambini a queste buone pratiche non può che essere vantaggioso per il futuro del pianeta. Nella nostra scuola c'è anche un orto didattico per cui noi facciamo riciclaggio del compostaggio, tra le altre cose, e quando ci hanno proposto questi progetti abbiamo aderito in blocco tutte e sette le scuole, tre scuole primarie, tre scuole dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado. Personalmente io ho assistito ai laboratori dell'orto in bottiglia, delle Olimpiadi dei rifiuti, però poi le colleghe mi hanno condiviso le cose che hanno fatto, i bambini sono stati entusiasti, gli organizzatori molto ben organizzati e molto coinvolgenti, e siamo convinti che questo progetto serva a rafforzare ancora di più questa coscienza ecologica e le buone pratiche che portiamo avanti da sempre e che continueremo a portare avanti finché sarà possibile. Ed è chiaro che la scuola che mira a formare i futuri cittadini, i migliori cittadini possibili, ambisce a creare una coscienza ambientale e quindi è giusto, insomma il progetto ci è sembrato proprio giusto per noi. E l'aspetto interessante è che ha coinvolto la totalità delle scuole del primo ciclo annesse a questo convitto, e quindi le 10 classi della scuola primaria e le 13 classi della scuola secondaria di primo grado, quindi è stata anche l'occasione per creare un curriculum in verticale proprio sull'educazione ambientale, che è stato particolarmente calato proprio nella progettazione didattica dei docenti ed ha coinvolto docenti un po' di tutte le discipline. I ragazzi sono veramente contenti di fare questa cosa perché, come dire, sono loro i protagonisti del progetto, sono loro che dovranno lavorare, e non è solamente uno scambio, diciamo, di informazioni, ma dovranno metter mano a determinate situazioni e quindi portare avanti loro i progetti. E quindi quando i ragazzi possono lavorare sono sempre contenti. I bambini sono entusiasti, si sono comportati in maniera eccezionale, perché in genere quando spieghiamo sono sempre un pochino così, un po' agitati, perdono la concentrazione facilmente, ma attraverso le attività manuali loro invece riescono a mantenere la concentrazione molto più a lungo. Mettono in gioco le loro abilità creative e per questo motivo si sentono completamente coinvolti. Sono rimasti contenti, abbiamo esposto i nostri lavori lungo i corridoi e ne sono particolarmente fieri. Il progetto è pienamente consono al nuovo orientamento delle istituzioni, volte sempre di più all'ecosostenibilità. Secondo gli ultimi dati, in Abruzzo la raccolta differenziata è lievemente aumentata e Chieti non fa eccezione. Grazie ai comprensivi e ragazzini della nostra città, Chieti si è confermata capoluogo di provincia, tra i primi in Italia come città virtuosa e città green. La cosa bella di questa iniziativa è che i ragazzini stessi hanno imparato e stanno loro stessi insegnando alle proprie famiglie, quindi ai più adulti, come passare dalla raccolta differenziata, che oramai è, diciamo, già tra virgolette passata, anche se tanti devono ancora abituarsi a farla bene, ma passare al riciclo, così come ci impone la Comunità Europea, che nel 2030 dovremmo riciclare il 65% dei beni post-consumo. Per riciclare il 65% dei beni post-consumo dobbiamo arrivare con una raccolta differenziata al 75%. Quindi questo non è un primo passo, questi ragazzini stanno veramente avanti, sono orgoglioso di loro, delle loro maestre e dei genitori che sicuramente avranno contribuito a portare materiale di riciclo presso i propri plessi, e con le loro iniziative, se oggi sono prese come un'attività così di gioco, stanno capendo che in un futuro invece porterà loro opportunità anche lavorative di creazione di imprese, ecoimprese, che tra l'altro sono finanziate da oggi per il futuro dalla Comunità Europea.
Sono dei dati importanti, perché 10 anni fa abbiamo preso una raccolta differenziata al 18%, oggi siamo al 65% e tendiamo ad elevare questo dato. Sono dati importanti perché vogliono dire che c'è un buon lavoro da parte dei cittadini innanzitutto, perché vuol dire che possiamo fare programmazione su anche un piano delle tariffe che vada ad abbassarsi finalmente dopo anni che invece hanno avuto problemi di risalita, e una occasione soprattutto perché ci sia una città più pulita che contribuisca al miglioramento dell'ambiente, e soprattutto anche una città che si dimostra civile attraverso la propria raccolta dei rifiuti. Credo che la cosa più importante che sia stata fatta ad oggi, e per questo devo ringraziare le scuole, le insegnanti, e sensibilizzare i più piccoli, cioè far crescere i cittadini del domani già con la cultura di chi differenzia. Io lo vedo a casa mia, ormai non ho necessità di dire alle mie figlie dove buttare la roba, perché loro sanno già da soli cosa fare, e anche noi che non siamo nati con la differenziata, dopo questi anni devo dire che abbiamo iniziato a farlo in automatico.